Tre erano oggi a Torino i principali protagonisti della partita che valeva forse lo scudetto. Le due squadre in lizza e la folla che ha gremito scalinate e tribune come da anni non si vedeva. Oltre 70.000 spettatori, più della metà con bandiere e speranze di colore azzurro, tanto che per la prima volta gli striscioni bianconeri parevano in minoranza. Urla, clamori, passione, gioia e sofferenza si sono alternati lungo tutta la partita, come diretti dalla sapiente mano di un grande regista. Si temevano anche intemperanze, violenze, non ci sono state, a parte i soliti, sporadici episodi di piccolo malcostume che accadono dovunque e di contorno a qualsiasi avvenimento calcistico. In fondo ha vinto la Juventus, ma ha vinto anche lo sport. La gara, subito vibrante e densa di emozioni, è stata esemplarmente corretta. Merito anche degli atleti in lotta, che pur consapevoli dell'importanza della posta in gioco, si sono battuti tutti con estremo vigore e lealtà. Al 19esimo, servito da Damiani, Causio va in gol, con tiro secco e preciso. Juventus 1, Napoli 0. Subito dopo è in azione Cucureddu, uno dei migliori oggi fra i bianconeri. Cucureddu serve Anastasi, il cui tiro pronto è alto di un metro. Ventiseiesimo, punizione di Causio che la testa di Burnić allontana. Cucureddu al volo mette fuori di poco. Alla fine del primo tempo Vinicio ha il viso rabbuiato. È il secondo minuto della ripresa, su centro di Bruscolotti Braglia tocca per Massa che con Zoffari dosso manda al lato. Quarto minuto, lancio di Furino che Causio aggancia in palleggio volante per servire poi Damiani. Sul centro dell'ala Bruscolotti mette in angolo. Replica immediata del Napoli con Pogliana, Braglia e Massa sul quale Zoff salva in uscita. Decimo minuto, per questo fallo su Bettega punizione dal limite. Il tiro di Capello sorprende tutti ma c'entra la traversa. Poi Giuliano appoggia con decisione verso Carmignani. Tredicesimo, lunga e caparbia azione di Massa che si libera di numerosi avversari. Si ferma e serve Giuliano, secca botta di destro ed è il pareggio, Juventus 1, Napoli 1. Al trentesimo Altafini con il numero 13 dà il cambio a Damiani. Ma poco dopo il Napoli sfiora il raddoppio con questo bolide del suo capitano che Zoff in volo devia in angolo. Sul corner che segue svetta la testa di Braglia ma indirizza fuori. 43esimo, corner di Causio con Carmignani che manca l'uscita. Cucureddu spara una gran botta sul palo e sul rimbalzo, il malizioso destro di Altafini conquista per la Juventus una preziosissima vittoria.